Con una lettera indirizzata tra gli altri al ministro della giustizia Andrea Orlando, i parlamentari del PD Simone Valiante, Assunta Tartaglione, Luigi Famiglietti, Cinzia Maria Fontana, Sabrina Capozzolo e Vincenzo Amendola riaprono la questione sul tribunale di Lagonegro, denunciandone l'inadeguatezza. Il provvedimento di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, spiegano i parlamentari, ha previsto, tra le altre, la soppressione del tribunale di Sala Consilina, accorpandolo a quello di Lagonegro. In un primo momento si è ritenuto che la struttura, già adibita al municipio di Lagonegro e posta a disposizione dal comune per ospitare gli uffici soppressi del tribunale di Sala Consilina, sarebbe stata pronta e adeguata per consentire il funzionamento degli uffici accorpati, decisione assunta sulla base delle assicurazioni fornite da parte del comune di Lagonegro e dai suoi uffici tecnici. Ma, sottolineano i deputati, la struttura è stata realizzata in epoca precedente al sisma del 1980 e non risulterebbe adeguata sismicamente. Mancherebbero inoltre la verifica preventiva del genio civile, il parere dell'ASL e il parere preventivo antincendio. Sarebbe inoltre violato l'indice minimo metri quadri per dipendente stabilito per legge in 20-25 metri quadri per addetto, con evidenti problemi di densità e di carico della struttura, e quindi ancora di sicurezza per cittadini e operatori. Infine, nella struttura, il servizio giustizia risulterebbe una risorsa molto limitata. L'Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezione di Sala Consilina, ha quindi presentato un esposto denuncia per segnalare le inagibilità e le inadeguatezze strutturali. I parlamentari inoltre evidenziano come il caso in questione sia l'unico di accorpamento al di là del territorio regionale, in considerazione anche della differenza di popolazione tra la regione Campania e Basilicata. Pertanto viene richiesto un intervento quanto mai più celere e opportuno per assumere le iniziative di competenza affinché sia garantito il rispetto delle leggi e la corretta applicazione dei provvedimenti riferiti alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, nell'interesse esclusivo del corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia.